a tutti, siamo al headquarter di Adora con Gelindo Bordin. Ciao. Elisa Migliorini. Ciao a tutti. Gelindo, allora andiamo tutti a Miami, spiegaci meglio il progetto Run With Me. Run With Me è un progetto che rilancia una sfida. Si corre. Anche Gelindo Bordin, campione olimpico, vuoi non correre? Puoi solo correre, ma si beve anche tanto. Poi Diadora, dov'è Diadora? Se non si beve un prosecco qua. Certo, sì. Siamo nel territorio. E la sfida qui, invece che fare una sfida per se stessi, la sfida era portare un amico pigro a correre. Quindi c'è uno sportivo che ha invitato un amico pigro per fare questo contest e andremo tutti a Miami a correre una preliminare gara, che è una gara dove ci divertirà, una mezza maratona, ma chi vuole fa anche le 4 miglia, però ho visto che tutti sono orientati a fare la mezza maratona anche per la prima volta. Quindi il progetto prevede due persone, una diciamo così più allenata, un runner già più evoluto, e una persona da coinvolgere, da per far vivere un'esperienza. Quindi. Da coinvolgere, che Mario non ha mai corso, quindi la sfida per lui è proprio questa, cercare di prendere un pigro abituato a starsi due sul divano e portarlo a fare un'esperienza, che in questo caso un'esperienza sportiva che è la corsa, e viverla assieme, quindi creare esperienze, emozioni che possono creare poi un interesse e la nostra volontà è la volontà poi di cercare di portare più gente a fare sport e di avvicinarli in maniera simpatica. Questa chiave del coinvolgimento fa sempre più parte del mondo del running, che una volta era molto agonistico, adesso il pubblico si è ampliato e questo discorso del coinvolgimento fa sempre più parte. Secondo te cosa ne pensi? Sì, il running è diventato cultura finalmente anche nel nostro paese, dopo che i paesi più evoluti come tutti i paesi anglosassoni lo fanno da tempo. Quindi siamo passati ad essere allenatori davanti a una TV e allenare squadre di calcio, ad essere degli sportivi. Tanta gente che corre, al di là dei numeri che leggiamo sulle manifestazioni, ci sono poi milioni e milioni di persone che corrono in Italia che lo fanno solo per divertirsi, basta andare nei parchi, basta andare lungo in via Milano per esempio, vedi gente che corre vestita in tutti i modi. In fondo per correre basta un paio di scarpe. Certo, un paio di scarpe buone e poi vedremo cosa succederà. E tu Lisa quando hai iniziato a correre? Io praticamente corro da sempre, e da piccolino ho provato altri sport, ma poi ho scelto solo la corsa perché diciamo è la mia unica passione, non so se avrei potuto fare un altro sport. E invece Lisa, tu che sei l'ambassador del progetto, cosa ti aspetti di Miami? Quali sono le tue sensazioni? Sarà bello vedere appunto i pigri mettersi in gioco e immagino affrontare... che tu non sei la pigra. No, io no. Chi è che ti sei portata a Miami? Io mi sono portata Andrea Pinna, che è appunto il mio compagno pigro, e sarà divertente vederlo affrontare la prima gara. Lui penso farà la 4 miglia, però vediamo. Qualcuno che mi fa compagnia. A bere il prosecco quando... No, fa la 4 miglia. Va bene, un saluto a tutti e ci riaggiorniamo a Miami allora. Grazie. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao a tutti. Ciao.